siamo una squadra e credo negli ultimi mesi abbiamo dimostrato che ormai possiamo giocarcela, direi, praticamente con tutti. Il problema è che non ce la facciamo quando, come domenica scorsa contro Varese, non abbiamo quella determinazione abbinata a quell'umiltà che deve contraddistinguere le squadre di non alto rango come siamo noi. Domenica, da una parte, l'aspetto positivo era che pensavamo comunque in ogni momento della partita di poterla riagganciare, perché la fiducia che si avverte nella mia squadra in questo momento è tanta. Ma allo stesso tempo abbiamo avuto anche troppa superficialità per affrontare una partita come quella, che per quanto Varese fosse una squadra in crisi, sappiamo tutti che ha rosso di primo ordine. È stato un bello schiaffo che abbiamo preso e spero che abbiamo capito, sono sicuro che abbiamo capito che noi dobbiamo avere, anche se è una frase fatta e banale, 40 minuti, bisogna stare sul pezzo. E se noi stiamo sul pezzo 40 minuti ce la giochiamo con tutti. E siccome sono sicuro che staremo sul pezzo 40 minuti, adesso proviamo ad andare a Roma con la convinzione di poterla giocare e di poterla vincere. Fermo restando che Roma ha un roster di un certo tipo, ha una classifica di un certo tipo, è una grande squadra, ma noi in questo momento, con il piglio giusto e soprattutto con l'atteggiamento giusto per 40 minuti, secondo me ce la possiamo giocare e possiamo provare a portarla via. Senti Sandro, le condizioni di Petti? L'unico problemino che abbiamo è questo, che Petti si è allenato oggi ma è stato fermo tutta la settimana per questo gomito, ha preso un contraccolpo domenica alla partita, è un tendine del gomito infiammato. Oggi si è allenato, ovviamente domani contiamo di averlo in campo sperando che non prenda colpi che lo condizionino. E Pecile purtroppo è alle prese con diarrea, febbriciattola, eccetera. Però ovviamente domani contiamo di averli tutti e due. Pecile da quanto ce l'hai così? Da stanotte. Okay. Quindi Petti oggi ha fatto qualcosa? Sì, sì, sì. Non è in dubbio? No, no, no. Senti, Tarnal come l'hai visto questa settimana? Bene, bene. Tarnal è difficile ricordarsi un giorno dove in allenamento abbia fatto particolarmente male. È ovvio che ora tutte le difese si aspettano un gran Turner, e sia Pistoia che Varese hanno cercato di metterlo in difficoltà. Io credo che Pistoia ci sia riuscita perché gli ha messo davanti un giocatore molto atletico sempre e spesso l'ha raddoppiato. Varese per la verità non ha fatto niente di speciale perché lui ha fatto i suoi tiri, quelli che fa sempre, purtroppo non sono entrati dentro. Vuol dire che andranno dentro domani a Roma. Senti Sandro, ultimamente, nelle ultime partite, noi abbiamo sempre avuto i secondi tempi migliori, cioè i finali migliori, sì. Molte partite abbiamo vinto all'ultimo. Potrebbe esserci anche un calo fisico, perché tu eri sicuro e nelle settimane scorse dicevi stiamo bene, adesso nelle ultime settimane contrario, c'è la forma che il calendario. Ecco, per capire un po' se la forma fisica è ancora quella e quindi con Varese non è stato un calo fisico, ma magari più di emozione. No, no, io direi di no, no. No, stiamo abbastanza bene, anzi vorrei dire bene senza abbastanza e anche negli allenamenti queste cose si vedono. È vero che qualcuno dei nostri che bene o male ha tirato la carretta fin dall'inizio, senza far nomi i tre rookie, perché hanno avuto fin dall'inizio minutaggio altissimo, non essendo abituati a questi ritmi, perché mi ripetono sempre, sai, noi giochiamo un campionato che dura 4 mesi, 5 mesi. Ci alleniamo quasi mai perché spesso dobbiamo studiare e per noi è un po' stressante questo ritmo qua. Però detto questo sta bene, no, la forma fisica è abbastanza buona, la nostra è buona. Quindi le sensazioni degli allenamenti sono positive per tutti? Sì, 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 sono positive. Però questa settimana purtroppo sono stati un po' a rilento per il problema di Perry, di Petti. Il problema di Anosic è che sapete che c'è un turno di riposo ogni settimana, è il solito discorso di sempre, no? Dobbiamo un po' arrangiarci, insomma. Di Roma, cosa si può dire? Non so. Roma è una squadra... È collettivo a spiccare. Esatto, è una squadra dove ha ottimi giocatori, ma non ha magari un paio di risolutori come hanno tante squadre che si affidano a loro, al di là che poi nei momenti di difficoltà, prima dell'avvento di Maio andavano sempre da Goss, adesso probabilmente vanno anche da Maio. È una squadra che, tolte le guardie, è una squadra molto, molto fisica e molto grossa, perché il 3, il 4 e il 5 sono veramente importanti a livello atletico. È una squadra che ha una ottima organizzazione difensiva. Dobbiamo cercare di fare quello che a tratti con Varese non abbiamo fatto, e cioè di fare un palleggio in meno e un passaggio in più. Con Varese ci siamo piaciuti troppo, e mi riallaccio al discorso che
facevo prima, ci siamo guardati troppo allo specchio, questa è la verità.